Buon pomeriggio a tutti, carissimi amici del canale di YouTube e carissimi amici di tutta Italia. Oggi, 6 settembre, siamo in lutto per ricordare questo nostro carissimo fratello, nonché amico, Giovan Battista. Vogliamo davvero noi come paese di Suvero, vogliamo unirci stretti alla mamma di Giovan Battista dicendogli che noi saremo sempre con lei. E allora vogliamo iniziare tutti insieme questa veglia di preghiera dedicata a Giovan Battista. Iniziamo questo momento con il canto Io credo risorgerò. Io credo risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci, ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba, come il fiore del campo. Io credo, risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore. Ora è nelle tue mani quest'anima che tu gli hai dato. Accoglilo, Signore, da sempre tu l'hai amato. È preziosa ai tuoi occhi. Io credo, risorgerò. Questo mio corpo vedrà il Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione. Benedetto nei secoli il Signore. Buon pomeriggio a tutti, carissimi amici. Oggi, come abbiamo detto all'inizio, noi vogliamo come paese unirci a tutto Napoli, a tutta la città di Napoli, per salutare veramente di cuore il nostro fratello Giovan Battista. Vogliamo davvero unirci a questa grande mamma dicendogli: Signora, noi saremo sempre insieme con lei, perché lei ha perduto una persona carissima e noi le staremo sempre vicino, perché vogliamo far sì che il ricordo di suo figlio sia davvero incancellabile. E fidatevi che per una mamma un figlio è davvero incancellabile, perché è il dono più grande che Dio Onnipotente gli ha dato. Allora vogliamo tutti insieme iniziare questo momento di preghiera dedicato a lui. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci hai salvati con la morte e la risurrezione del tuo figlio, sii misericordioso con il tuo fratello Giovan Battista. A lui che ha creduto nel mistero della nostra risurrezione
dona la gioia della beatitudine futura. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerai il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Insieme. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Alleluia, alleluia, alleluia. Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi, fin dalla creazione del mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dal Vangelo di Marco. Gloria a te, o Signore. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna,
la fissò su una canna e gliela dava e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levar del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dell'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, vide un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Lode a te, o Cristo. Cari fratelli e sorelle, allora voglio essere breve, però voglio dire una cosa importante. Abbiamo sentito soprattutto nel canto al Vangelo e nel Vangelo stesso, abbiamo sentito due frasi secondo me fondamentali che ci fanno ben capire chi era Giovan Battista. Abbiamo sentito che il canto al Vangelo dice: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Che cosa ci vuol dire questo? Che Giovan Battista era un uomo che faceva del bene. Sì, lui era un uomo che faceva del bene, soprattutto con la sua musica, che portava anche, secondo me, una grande felicità. A lui piaceva suonare quel corno meraviglioso. E questo ragazzo, secondo me, di opere buone ne faceva davvero tante. E poi sentiamo nel Vangelo, il Vangelo di Marco, che dice questa frase veramente triste, però si sente queste due frasi. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra. Sì, si fece buio su tutta la terra, come si è fatto buio in questa famiglia per la perdita di un figlio. Questo è veramente un momento nero, perché una frase sola credo che possa circondare questa famiglia. E qual è questa frase che circonda tutta la famiglia? Io credo che sia questa qui. Ieri Giovan Battista era con noi, parlava, rideva, giocava, scherzava, era con la sua adorata mamma, oggi non c'è più. Purtroppo è veramente un momento brutto. Il distacco umano è veramente qualcosa di incredibile, perché quando si perde un figlio è veramente un giorno nero e la vita secondo me cambia per sempre, perché un figlio è qualcosa di troppo importante nella vita e non si può secondo me perdere un figlio così. E questo succede purtroppo, e questo io lo voglio dire ben chiaro, perché sembra proprio che al giorno d'oggi proprio nessuno gli interessa saperlo, il problema di tutte queste armi. Perché Giovan Battista, ad esempio, è stato ucciso? Perché nel mondo c'è una mentalità che è tutta tranne che bella. In questo mondo non si fa più il dialogo. Non è che per quel motorino parcheggiato in seconda fila non si poteva andare là, vero? Quel sedicenne là, non poteva andargli a dire: mi scusi, potrebbe
spostarlo un attimo quel motorino per piacere? Ecco, ma è così difficile in questo mondo ragionare così? Sembra proprio di sì. Invece in questo mondo è diventato bello, vero? Diventato bello invece sistemare subito la questione. Come? Con la violenza, certo. Prendi fuori la pistola, pensa un po' te. Un minorenne che ha già una pistola. Bene, andiamo benissimo. Con questa pistola ti ha sparato e l'ha fatto fuori. Ma secondo voi, cari fratelli e sorelle, credenti in Dio e nella Chiesa, ma vi sembra un modo corretto questo di essere al mondo con tutta sta violenza? Tu esci sedicenne, tu esci con una pistola, ma tu ti rendi conto che cosa vuol dire uscire con una pistola? Ma ci rendiamo conto, cari fratelli e sorelle, questo mondo com'è diventato? È un mondo che se continua così non potrà mai più cessare questo male che sta divorando il mondo. Tutte le volte c'è sempre una persona giovane a volte che muore a causa di persone squilibrate che non hanno neanche capito come si deve vivere nel mondo. Il mondo non è così. Il mondo non si deve vivere pensando alla violenza, pensando adesso lo sistemo io, adesso faccio questo, faccio quell'altro. Ma che razza di mondo è questo? Questo non è il mondo. Questo non è il mondo che voleva Giovan Battista. Questo non è il mondo che voleva Dio. Dio vuole un mondo solenne, un mondo dove davvero si mette al primo posto l'educazione, il rispetto e le buone azioni. Quel motorino era parcheggiato male? Va bene, allora si va lì con calma, si dice, mi scusi, lo potrebbe leggermente spostare per piacere? Perché non è messo benissimo? Quanto ci voleva fare un discorso così? Ve lo dico io, niente, ma visto che al giorno d'oggi la rabbia purtroppo prende il sopravvento, questa purtroppo è quello che succede. E fin quando realmente non troveremo un modo per sistemare le cose, questo mondo continuerà così ad andare avanti, perché il mondo ha preso una strada sbagliata. Veramente io credo che questo mondo debba cambiare, perché è per il bene di tutti. Quante persone abbiamo visto soltanto in quest'estate venire uccise da parte di persone squilibrate, sataniche, che avevano Satana dentro? Quante ne abbiamo viste? Ve lo dico io, troppe. E il mondo non deve fare così, perché adesso ci sarà un sedicenne, sì, incarcerato, ma c'è anche una mamma con un cuore a pezzi, perché non rivedrà mai più suo figlio. E guardate che Dio Onnipotente, Gesù, quello che vedete anche davanti a voi, Gesù sta piangendo in questo momento, perché ha visto una scena bruttissima che gli è capitata a un suo figlio. Guardate che è brutto, fare delle cose del genere. E allora quest'oggi noi vogliamo davvero stare accanto alla mamma di Giovan Battista. Vogliamo davvero starci vicino perché sentiamo davvero quanto questo grande dispiacere ha una mamma nella perdita di un figlio. È proprio così, perché non era Giovan Battista solo, non era una persona qualsiasi per la mamma, no, era suo figlio. E un figlio è una cosa troppo solenne per non pensarci. E quel sedicenne, poi la smetto, se ne deve rendere conto che Giovan Battista non era solo che una persona, tra virgolette, da maltrattare. No, 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 era un essere umano, un figlio di Dio, chiaro? E non si trattano le persone così. Perché Giovan Battista era un essere vivente, un uomo, un figlio di Dio. E non si usa la violenza in questa maniera, no, no. Si usa il dialogo, e con il dialogo non solo Giovan Battista ora sarebbe ancora salvo, ma magari chissà si sarebbe potuto fare anche amico di questo sedicenne. Invece purtroppo
Purtroppo è andata a finire così. Giovan Battista ha voluto veramente capito che cosa vuol dire soffrire per niente, soffrire per un comportamento sbagliato. Giovan Battista l'ha capito e noi dobbiamo veramente chiedere perdono a Dio oggi, perché questo mondo sta diventando davvero malvagio. E allora, veramente, questo mondo sta andando davvero male. Preghiamo allora Dio perché protegga mamma Daniela, protegga Giovan Battista e protegga tutto questo mondo affinché il male non faccia più capitare scene brutte come questa. E allora, veramente, dobbiamo ringraziare Gesù perché lui ci dà la forza tutti i giorni di andare avanti, in modo particolare a mamma Daniela dobbiamo dargli questa forza perché lei possa davvero andare avanti. E come possiamo dare questa forza alla mamma di Giovan Battista? Gli possiamo dare la forza dalla seconda parte del Vangelo, dove dice il Vangelo: entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca. Chi è questo giovane? Lo sappiamo. Nel Vangelo è un angelo, ma in questo caso si sta riferendo proprio a Giovan Battista. Un ragazzo, sì, un giovane come Giovan Battista, seduto alla destra di Dio, vestito di una veste bianca, cioè lui è puro ed è stato accolto nel regno di Dio. E questo giovane dice: non abbiate paura. È come se Giovan Battista disse a sua mamma: mamma, non avere paura, perché io sono con Dio e non sono da solo, come tu non sarai mai da sola. Noi crediamo realmente questo, che Giovan Battista è stato accolto nella gloria di Dio e sua mamma, Daniela, è stata realmente anche lei riempita di tutta la misericordia possibile da parte di Dio. Giovan Battista, noi ne siamo certi, è stato accolto in Dio, è stato accolto nel regno dei cieli e sua mamma non sarà mai sola perché il Signore protegge tutti, ma specialmente chi è nelle lacrime e nella tristezza. E allora preghiamo per questa povera mamma e per il nostro fratello Giovan Battista. Viva Gesù, viva la Chiesa! E ora professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito per opera dello Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. In suffragio del nostro fratello, supplichiamo il Signore Gesù, che ha detto: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Diciamo insieme: noi ti preghiamo, ascoltaci. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Signore, che hai pianto sulla morte di Lazzaro, asciuga le nostre lacrime. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Tu che hai richiamato i morti alla vita, dona la vita eterna al nostro fratello Giovan Battista. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Tu che hai promesso il paradiso al ladrone pentito, conduci in cielo questo nostro fratello. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Accogli nella schiera degli eletti questo nostro fratello, purificato nell'acqua del battesimo e consacrato nella confermazione.
Noi ti preghiamo, ascoltaci. Accogli alla mensa del tuo regno questo nostro fratello, che si è nutrito del tuo corpo e sangue nel convito eucaristico. Preghiamo. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Conforta con la consolazione della fede e con la speranza della vita eterna la mamma e tutti coloro che piangono per la morte del nostro fratello. Noi ti preghiamo, ascoltaci. E ora diciamo tutti insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Signore, ti raccomandiamo umilmente il nostro fratello Giovan Battista. Tu che in questa vita mortale l'hai sempre circondato del tuo immenso amore, fa che liberato da ogni male entri ora nel riposo eterno. Invochiamo la tua clemenza perché trascorsi i suoi giorni terreni, tu lo accolga con benevolenza nel paradiso, dove non ci sarà più lutto né dolore né pianto, ma pace e gioia con il tuo Figlio e con lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona a lui, o Signore, risplenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'anima del nostro fratello e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Allora, grazie a tutti voi per la vostra partecipazione. Ancora veramente stringiamoci al cuore di mamma Daniela e veramente confortiamola, perché ne ha veramente bisogno. Ricordo, domani 7 settembre le letture della Madonna di Roverano, la sera il vespro, e l'8 settembre alle ore 11 e l'8 settembre alle ore 11 le letture della Natività di Maria. Va bene, allora grazie a tutti per la vostra partecipazione e ora terminiamo con il canto Acqua, Sole e Verità. Ho bevuto a una fontana un'acqua chiara che è venuta giù dal cielo. Ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce del sole. Ho cercato dentro me la verità insieme. Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua, sei tu il mio sole, sei tu la verità. Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua, sei tu il mio sole, sei tu la verità. Grazie a tutti di cuore allora per la vostra partecipazione e buona serata a tutti voi.